Sandro Federico, direttore sportivo del Teramo, alla vigilia si era detto anche questo: il Teramo incontra l'avversario peggiore in questo momento, cioè il Pordenone. Sì, un Pordenone che è arrivato da noi in grande salute e si è visto, insomma, è una squadra quadrata, una squadra che ci ha concesso pochissimo. Noi abbiamo fatto una partita di grande aggressività, abbiamo provato anche a creare qualche occasione da gol, ma quando trovi un avversario di questo livello poi è inevitabile che tutto diventa più complicato. Mettiamoci anche qualche assenza di troppo, anche senza nulla togliere a chi ha giocato. Sì, eravamo in emergenza, ma così come eravamo anche a Vicenza, e la differenza è stata proprio questa, l'avversario. Un avversario forte, un avversario che punterà dritto alla vittoria del campionato. E voi invece dovete puntare subito a rialzarvi a partire già dalla prossima trasferta. Ma noi siamo in piena lotta, siamo partiti per salvarci, i nostri obiettivi sono questi. È ovvio che tutti noi vorremmo essere un po' più in alto in classifica, ma i nostri principi rimangono gli stessi. E la classifica è un po' più corta, ma adesso sabato abbiamo una grande possibilità, perché Pesaro è una tappa molto più alla nostra portata, e se ripetiamo la prestazione di Vicenza, secondo me possiamo portare a casa un grande risultato.